Bentornati amici ad un nuovo appuntamento qui nella Cucina per Tutti. Come state? Ditemi la verità, come vi sono venute quelle lasagne che abbiamo fatto nella scorsa video ricetta? Io sono sicuro molto buone. Io me ne sono pappate tutte, ve lo dico sinceramente. Ma anche oggi facciamo una ricetta davvero top, davvero buonissima. È un po' laboriosa, vi dico la verità. Abbiamo fatto le ricette semplici in quest'ultimo periodo. Oggi vi voglio stupire con effetti speciali. Andiamo a fare un roast beef alla Fabio, ovvero io. Nel senso che un roast beef con una preparazione che ho, per così dire, inventato io. Metteremo degli asparagi, un po' di vino rosso, vi farò vedere i procedimenti. Quindi se siamo curiosi ormai, come sempre, di vedere quali sono gli ingredienti per comporre questo delizioso secondo, seguitemi, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ingredienti per 4 persone. Ci serviranno 600 g di scannello di bovino adulto, poi dell'olio, del sale, un bel bicchiere di vino rosso, 3-4 rametti di rosmarino, 500 g di asparagi e 2 cipollotti freschi di Tropea. Mettiamoci al lavoro. Ho già lavato gli asparagi. La prima cosa che noi facciamo è innanzitutto prepararci dell'acqua con 2 cucchiai di sale grosso, che serviranno ovviamente per la bollitura degli asparagi. Noi andiamo a togliere questa parte inferiore, come vedete, che risulta ovviamente molto dura in bocca. Noi completiamo l'operazione con tutti gli asparagi e intanto li mettiamo anche nell'acqua. Poi li portiamo a ebollizione e li facciamo fare una cottura finché ci accorgiamo che sono diventati abbastanza morbidi. Intanto che gli asparagi cuociono, noi andiamo a tagliare il cipollotto. Lo priviamo ovviamente di questa parte verde che non è commestibile. Gli togliamo anche questa parte dietro e lo cominciamo a tagliare a pezzettini. Io vi consiglio di dividerlo a metà e tagliarlo in questo modo, come vedete. Abbiamo tagliato tutto quanto il cipollotto, noi andiamo a prendere circa metà di quello tagliato e lo mettiamo in una padella. Quest'altra metà che avanza vediamo dopo a cosa ci serve. Quindi abbiamo tagliato il cipollotto, l'abbiamo messo in una padella, l'altra metà l'abbiamo messo da parte. Abbiamo messo a bollire e a cuocere quindi gli asparagi. Nel mentre che gli asparagi completino la loro bollitura, la loro cottura, andiamo a prendere la carne prima di poter assemblare tutti quanti gli ingredienti. Facciamo questo procedimento: ci bagniamo la mano con un filo d'olio e lo andiamo a spalmare, per così dire, sul nostro pezzo di carne. Dopodiché io per scelta non metto il pepe qui, vado a mettergli del sale in questo modo, vedete, assicurandomi che sia su tutti i lati, quindi anche sulla parte davanti. Gli asparagi hanno completato la loro cottura, la loro bollitura. Io vado a spegnere il fuoco. A me non mi piacciono mollicci, quindi io li tiro via che sono abbastanza croccanti. Li vado a mettere su un tagliere e li divido in 3 parti. Ora vediamo il perché. Allora, noi gli asparagi non serviranno interi. Ne ho messi però 4 da parte che ci serviranno per l'impiattamento finale. Io prendo gli asparagi che abbiamo bollito e li taglio in questo modo, vedete? Intanto la padella nel quale abbiamo messo il cipollotto fresco la metto sul fuoco, ci mettiamo dell'olio e aspettiamo che il cipollotto cominci a soffriggere. Dopodiché andiamo a inserire i nostri asparagi. Accendo il fuoco sotto la padella, vado a mettere anche dell'olio d'oliva. Come potete vedere, io tengo l'acqua di cottura degli asparagi perché ci servirà dopo. Praticamente noi cosa andiamo a creare con gli asparagi? Una volta che li abbiamo insaporiti con il cipollotto, li andiamo a frullare con il mini pimer, andiamo a creare una purea che ci servirà sia come accompagnamento per la carne, sia come impiattamento, perché viene fuori una cosa davvero carina. Vedete, sta cominciando il nostro cipollotto a soffriggere. Noi prendiamo gli asparagi e li andiamo a mettere dentro in questo modo. Gli asparagi sono pronti, io vado a mettere nel bicchiere da mixer la verdura per farla poi diventare una buona purea.
All'occorrenza andiamo a mettere un pochino d'acqua, come vedete, non molta perché ho notato che gli asparagi hanno rilasciato per bene la loro acqua e si sta creando una purea abbastanza omogenea. La purea è pronta e questa è la densità che dobbiamo ottenere. Andiamo a vedere come preparare anche la carne, quindi. Io utilizzo la stessa padella con cui ho insaporito gli asparagi, ho acceso il fuoco, ho messo dell'olio d'oliva e andrò a breve ad inserire, appena non è caldo, la carne. Nel frattempo io accendo il fuoco al massimo. Noi però intanto andiamo a creare una bella crosticina all'esterno della carne, poi la andiamo a cuocere un po' con il vino rosso e con il rosmarino e vediamo di completare la cottura del roast beef in forno. La temperatura interna non deve superare i 55 gradi per essere un roast beef davvero come si deve, quindi è meglio che vi munite di un bel termometro da cucina. Ok, è arrivato il momento di mettere la carne. Sigilliamo per bene tutti quanti i lati. Come vedete, su questo lato ho già creato una bella crosticina. Abbiamo detto quindi olio e l'altra parte di cipollotto rimanente. Lasciamo che soffriga per bene il cipollotto. Nel frattempo andiamo a mettere il nostro rosmarino a rametti intero. La cipolla è imbiondita, ora mettiamo tutto quanto il vino rosso. Lasciamo andare così fino a che l'alcol non evapori. Ogni tanto andiamo a controllare la temperatura della carne interna al fine di non crearci brutte sorprese. Vedete, la carne è perfetta in cottura perché raggiunge circa i 15 gradi. Ora è a 19 perché ovviamente prende la temperatura esterna. La nostra fine cottura la andremo a completare in forno. L'alcol è evaporato, ora noi andiamo a togliere il rosmarino che ha insaporito questo buon sugo. Togliamo anche la carne, la mettiamo su una placca da forno e la mettiamo in forno al massimo della temperatura finché non raggiunge nel cuore, quindi facendoci aiutare da un termometro da cucina come abbiamo visto prima, il cuore deve rientrare in un range tra 50 e 55 gradi. Nel mentre noi, come potete vedere, facciamo ridurre il nostro vino e nel mentre passiamo il mini primer affinché risulti tutto molto omogeneo. Io vado a mettere anche 2 cucchiaini di zucchero, questo servirà a rendere il nostro vino ancora più ridotto e quindi ad avere anche un gusto agrodolce, per così dire, al palato quando andiamo a mangiare la carne. L'effetto che creerà il salato con il dolce davvero renderà squisito questo roast beef. Nel frattempo noi mettiamo in forno il roast beef al massimo della temperatura, come potete vedere a 250 gradi. Intanto il sughino si sta restringendo, controlliamo di tanto in tanto che il roast beef ovviamente non superi la temperatura di 55 gradi. Vi assicuro che se fate un roast beef a 55 gradi il risultato sarà perfetto. Io ho spento il fuoco perché la nostra riduzione, il nostro sughino è pronto. Vado a prendere una sac à poche usa e getta dove andiamo a mettere il nostro sugo, che ci servirà non solo per impiattare, quindi creare un bel effetto al piatto, ma anche per andarlo a insaporire, che poi alla fine è quello che conta di più. Il roast beef ha completato la sua cottura, ho tirato fuori la placca dal forno. Ora noi lasciamo riposare la carne per qualche minuto, poi cominciamo a tagliarla, a fare l'impiattamento e ovviamente la prova dell'assaggio. Perfetto, la carne è pronta, l'abbiamo tirata fuori dal forno, ha raggiunto la temperatura perfetta. Io ho messo, come vedete, in una sac à poche la riduzione di vino che abbiamo fatto e che servirà per insaporire il piatto, la nostra purea. Ora andiamo a comporre il piatto. Vediamo come è venuta all'interno la carne. Come potete vedere è perfetta, l'abbiamo lasciata riposare. Ora noi questa la andiamo a tagliare non troppo spessa. Mettiamo
la purea nel piatto, andiamo a tagliare la nostra sac à poche, andiamo a creare qualche effetto e andiamo a mettere la carne. Non può mancare il rosmarino, io sono andato a prendere dei fiori, andiamo a mettere dove c'è la purea, andiamo a mettere anche un po' di rosmarino qui e questo glielo piniamo qui, glielo mettiamo qui. Ecco voi ragazzi, come potete vedere il piatto è pronto. E finalmente è giunto il momento di assaggiare. Come vi ho spiegato prima, è un po' laborioso, diciamo, da assemblare, da preparare questo piatto, però vi assicuro che, anche come vedete voi, il risultato è perfetto. Allora, andiamo ad assaggiare innanzitutto la carne. Gli mettiamo un po' di riduzione di vino e dall'altra parte un po' di purea. Ragazzi, non me lo fate dire, è buonissimo, non perché l'ho preparato io, perché è davvero buono il piatto. Vi avevo detto che avrei messo anche degli asparagi bolliti che avevo tenuto da parte, non l'ho fatto perché mi volevo gustare semplicemente quello che era venuto fuori in questo modo. Provate a farlo questo piatto, sono sicuro che il risultato vi sorprenderà. Iscrivetevi al canale, lasciate dei commenti ma anche dei suggerimenti e attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati sul canale. Ci vediamo quindi alla prossima video ricetta. Da me, da Chef Fabio, un saluto e una buona giornata. Ciao ragazzi!